Voglio riassumere in questo messaggio le indicazioni che sono state date a tutte le nostre comunità, a ciascuno di noi in questi giorni, per vivere la situazione di emergenza che tutto il nostro paese sta vivendo, anche come comunità cristiana nel momento liturgico e nelle attività pastorali. Prima di tutto vorrei rassicurare le persone anziane che sono state invitate a non uscire di casa, rassicurarle anche di non preoccuparsi, di non venire in chiesa, perché possono, anche stando a casa, unirsi spiritualmente alla comunità e seguire la messa attraverso la televisione, senza dimenticare che ci sono due appuntamenti alla settimana, quello domenicale e il mercoledì sera alle ore 18 su Radio Proposta, dove vengono trasmesse le celebrazioni delle stazioni quaresimali nella città di Aosta, presiedute dal Vescovo, e poi la domenica da diverse parrocchie della nostra diocesi. La stessa raccomandazione vorrei fare alle persone che magari accusano raffreddore, tosse, sintomi influenzali. Ecco, non vengano in chiesa, anche loro si sentano tranquilli, si uniscano spiritualmente e attraverso i mezzi di comunicazione sociale alla celebrazione liturgica domenicale della comunità. Quelli che vengono in chiesa, a quelli che vengono in chiesa, chiediamo di mantenere una certa distanza. Di solito ci raccomandiamo di stare vicini, in questo caso proprio per una forma di rispetto delle persone tra di noi e delle norme che ci sono state date, ecco, ci teniamo a una certa distanza gli uni dagli altri. Non abbiamo l'acqua benedetta nelle nostre chiese, non ci diamo il segno della pace, ma questo non vuol dire che non ci diamo la pace, anzi, forse la interiorizziamo anche meglio e ci pensiamo un po' di più. E infine a tutti viene chiesto di ricevere la comunione sulla mano. So che per qualcuno, che per scelta personale è un diritto riconosciuto dalla Chiesa, ha sempre fatto la comunione ricevendola in bocca, questo fa un po' di fatica, però in questo momento è necessario e lo facciamo tutti. Anche le attività pastorali subiscono un alt. Ci dispiace, però i catechismi, le attività degli oratori, le riunioni pastorali, ecco, in questo momento ci fermiamo, almeno fino al 15 marzo e poi vedremo, ma ci fermiamo perché tutti dobbiamo concorrere, ciascuno per un nostro pezzettino, a evitare che il contagio cresca. Ecco, l'obiettivo è questo. Aggiungo che queste norme ci vincolano, dobbiamo essere seri, quindi mi riferisco anche ai nostri sacerdoti, ai parroci, ai responsabili delle comunità, delle aggregazioni ecclesiali, delle comunità religiose. Tutti si sentano molto responsabilizzati nell'osservare e nel fare osservare le indicazioni che sono state date. Non dimentichiamoci che questa situazione da una parte ci fa toccare con mano la fragilità umana, non siamo onnipotenti, però di Dio possiamo fidarci, Lui sì è onnipotente. E allora la comunità può anche crescere, anche se si tengono le distanze, anche se non ci si può incontrare per tutte le attività e le iniziative che avevamo programmato, però la unità, la comunione può crescere in Dio. Rimaniamo legati attraverso la preghiera e attraverso la fede gli uni gli altri. Una bellissima rete, di preghiera che ci aiuta anche a vivere con spirito di povertà e di obbedienza questo tempo di Quaresima. Forse non sono, come dire, i propositi che avevamo fatto o che volevamo fare per questa Quaresima, però questo ci è offerto. Viviamolo.